Allora, passiamo al primo argomento di oggi, l'acqua minerale. In Italia fedele compagna di bevute in ogni ristorante e al bar, anche perché noi siamo il paese che ha il più alto numero di marche di acque minerali nel mondo, dunque anche che ha il più alto numero di fonti minerali, circa 400. Questo fa sì che in casa, pur avendo la maggior parte dei casi a disposizione l'ottima acqua da rubinetto da bere, noi scegliamo di comprare acqua minerale per dissetarci. Al ristorante in Italia molto difficilmente, quando si chiede acqua, viene portata quella del rubinetto, si preferisce dare un'acqua in bottiglia minerale o meno. La ragione di questa scelta ce la spiega Luciano Sbraga, dell'ufficio studi della FIPE, che è la Federazione dei Pubblici Esercizi. Buongiorno Sbraga. Buongiorno a lei. Allora, in Italia sempre la bottiglia minerale a tavola, quando si va fuori al ristorante, perché gli italiani non si fidano dell'acqua pubblica, di quella del rubinetto? Cosa succede? Perché questa abitudine? Sì, due cose. La prima è che siamo i più grandi consumatori di acqua minerale, l'ha detto lei all'inizio, in apertura. Consumiamo 220 litri di acqua pro capite, di cui il tre quarti addirittura in casa. Ora sarebbe paradossale che proprio al ristorante volessimo cambiare le abitudini degli italiani portando soltanto l'acqua di rubinetto. Poi anche l'altro aspetto è quello che almeno il 30-40% degli italiani non si fida ad esempio della qualità dell'acqua del rubinetto. Questo non dappertutto, ci sono situazioni maggiormente positiva al nord e meno al sud, ci sono fonti di inquinamento abbastanza pesanti in alcuni casi, quindi queste sono tutte abitudini, consuetudini a cui anche il ristorante si adegua. Questo è un po' il quadro. Senta, ma a Bruxelles è stata presentata una proposta che obbligherebbe mense e ristoranti a predisporre recipienti, bottiglie e distributori di acqua di rubinetto. In Italia, se questa normativa dovesse essere adottata, come verrebbe presa dai suoi associati, diciamo? Ma guardi, intanto a Bruxelles pare che abbiano fatto marcia indietro su questo, il tentativo di mettere l'obbligo di far servire acqua di rubinetto all'interno di ristoranti, bar, ora si è abbastanza fermato, si vuole andare verso una raccomandazione agli stati di far passare l'idea di dare acqua di rubinetto addirittura anche con un piccolo costo a carico del cliente, quindi questa noi siamo contro l'obbligo, naturalmente non si può imporre una cosa di questo tipo, ma non perché vogliamo vendere acqua minerale, ma perché all'interno di un'azienda decide il titolare dell'azienda quale sia il rapporto migliore da stabilire con il cliente e quale sia l'attività commerciale. Non ci può essere una norma che impone di fare qualcosa che non è quello del rispetto, ovviamente, della sicurezza alimentare, della salute. Lì le norme vanno bene, ma non su questi aspetti. Sì. E senta, servire l'acqua in rubinetto al ristorante, al bar, non è obbligo del gestore, ma è una cortesia, no? Questo recita. Certo. L'acqua in rubinetto da far vedere in tavola è considerata anche socialmente però un minus rispetto a una bella bottiglia di minerale con tanto etichetta. A parte che le minerali all'estero, soprattutto quelle italiane, se vai a prenderla al ristorante ti costano delle cifre inaudite. Ecco, insomma. Ecco. Lei ha detto bene, costano cifre inaudite, perché insomma non è la bottiglia di acqua minerale come costa da noi, insomma costa come non dico un vino, ma insomma ovviamente meno, ma insomma però se la fanno pagare, per cui insomma invece da noi avere una bottiglia d'acqua minerale in tavola almeno al ristorante è il minimo, perché sennò appunto chiaro. Senta, e se la cultura cambiasse, l'acqua minerale in una logica antispreco venisse sostituita veramente la vecchia caraffa d'acqua, il gestore dovrebbe adeguarsi alla domanda del cliente. Ma assolutamente, diciamo l'obbligo del titolare di un ristorante è quello di seguire i desideri del proprio cliente, quindi da questo punto di vista se dovessero cambiare abitudini, consuetudini, dovessero cambiare anche sensibilità, il ristorante si adegua. Alla fine lei l'ha detto all'inizio, poco fa, quando parlava dei prezzi in Francia, alla fine è chiaro che tutto deve tornare. In effetti possono dare l'acqua di rubinetto in caraffa,
ma poi una bottiglia d'acqua costa 5 o 6 euro. Sì, questo sì, è quello che accade comunemente in un paese a noi così vicino come la Francia. Sì, non parliamo di Londra. Se ti portano un'acqua minerale in tavola, insomma, te la portano coi guanti, perché con quello che la fanno pagare. Benissimo, io ringrazio moltissimo Luciano Sbraga, responsabile dell'ufficio studi della FIPE, che è la Federazione Italiana Pubblici Esercizi, con cui abbiamo parlato di acqua negli esercizi pubblici, se è meglio la minerale o quella di rubinetto. Grazie. Sei su Radio 1.